tutti e benvenuti in questo video. Oggi un video abbastanza copiato da GCN Italia, cioè le 5 innovazioni del 2020. Ma andiamo a vedere le 5 innovazioni che per me sono state veramente innovative in questo 2020 appena passato. E prima di iniziare con l'argomento clou ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanellina, perché il 97% di voi che guarda questi video non è iscritto al canale, quindi cerchiamo di rimediare questa cosa. E ora andiamo a vedere la prima innovazione, cioè le gare sui rulli. È sempre esistito il rullo fino ad ora, ma è sempre stato sottovalutato. Cioè quest'anno, nel periodo di lockdown, si sono fatte tantissime gare sui rulli e per un professionista è stato proprio lo strumento che utilizzava giornalmente. Difatti si è corso il Giro d'Italia, il Tour de Suisse, il Tour de France. Tutte le più grandi gare sono state corse anche virtualmente dai professionisti e noi le potevamo vedere in diretta come se fosse una gara normale. Questo ovviamente non solo per il mondo professionistico è stato una scoperta, ma lo è stato per tutti. Difatti, se volete comprarmi un rullo anche attualmente, fate abbastanza fatica, o meglio non lo riuscite a avere subito. Stessa cosa è successa nel periodo di lockdown. L'unico strumento che potevamo usare durante il lockdown era il rullo, e difatti anche in quel periodo era praticamente impossibile trovare un rullo in commercio. Data la tanta richiesta e la poca quantità di rulli che esistevano, il prezzo del rullo si è alzato moltissimo, e anche se vai a comprarti un rullo usato, adesso lo paghi molto di più rispetto a quanto l'avresti pagato un anno fa, perché si è proprio riscoperta questa voglia di rulli. Innovazione 2, i carri integrati. Già dall'anno 2019 si è iniziato a mettere i cavi integrati sulle bici, cioè le bici con 100% cavi integrati. Da quest'anno 2020 un buon 90% dei marchi ha optato per avere le bici con tutti i cavi integrati. Questa cosa ha aiutato tantissimo all'aerodinamica. Se vuoi vederti qualche video in particolare, ti lascio a fine video la playlist chiamata biciclette, dove vedrai tutte le bici uscite quest'anno, o meglio le più importanti, e vedrai che tutte hanno i cavi completamente integrati. Anche dal fattore estetico direi che la bici è molto più carina da vedere. L'unica pecca, se devi metterci mano, se devi cambiare una guaina, un cavo o un qualcosa, è un po' più complicato, ma questo non ci dovrebbe preoccupare se non mettiamo mano alle bici. Un'altra grandissima innovazione che sicuramente tutte le case costruttrici di cambi ad ora porteranno avanti è il 13 rapporti. Infatti con Campagnolo Ecar, il cambio apposta per il gravel, troviamo una bici a 13 rapporti con un pignone più piccolo da 9 rapporti addirittura. Questo sicuramente per il gravel è stata una grandissima innovazione che secondo me nei prossimi anni verrà portata anche su strada, perché è un cambio da 13 rapporti, ora attualmente si utilizza il 12. Per un utilizzo gravel, per quello che è stato studiato, direi che è una cosa perfetta, perché avendo una scheletra dal 9 al 45 all'incirca ci fa andare ovunque nelle salite più dure e in pianura ci fa spingere un rapporto molto duro, oltre alla sua leggerezza, perché è un cambio molto leggero rispetto agli altri cambi da gravel. Quindi questa è stata una grandissima innovazione per questo 2020. Andiamo nella quarta innovazione, il calendario. Speriamo che non sia un'innovazione e speriamo di continuare a vedere le stagioni come le abbiamo viste fino adesso, da gennaio fino ai primi di ottobre. Quest'anno è stato un po' diverso, perché la stagione a gennaio è iniziata, a febbraio è continuata fino all'UAE Tour e alla Parigi-Nizza, ma poi, causa Covid, si è stati fermi fino a luglio. E da luglio è iniziato un calendario ricchissimo di gare, che l'ha portato avanti fino agli inizi di novembre. Speriamo di non vedere altre stagioni così, però in questo 2020 è stata una rivoluzione. Quinta innovazione, che anche qua non è una cosa appena scoperta, ma sono i freni. Freni a disco per tutte le bici top di gamma. Difatti le case costruttrici, quelle più importanti che possono muovere il mercato, hanno optato per fare delle bici top di gamma solo con freno a disco. Quindi questa cosa ci farà capire che nei prossimi anni molto probabilmente non si vedranno più i freni, quelli più tradizionali, proprio perché hanno fatto questa scelta. E il discorso non è che solo uno dei marchi ha optato per fare solo il freno disco, come ha fatto l'anno scorso Wider con la Zero SLR, ma in questo 2020 i vari Specialized, i vari Trek,
che sono dei marchi importantissimi, hanno optato per il solo modello col freno disco. E questo ci fa capire la direzione che è stata presa per la scelta dei freni montati anche sulle bici top di gamma da strada. E spero che questo video ti sia piaciuto per le innovazioni del 2020. Se ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale, come ti ho detto prima, e attiva la campanellina. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima!